Buonasera e benvenuti in questo nuovo video qui su Pokémon Giallo. Io sono Glacial Sphere ed oggi andremo alla volta del tunnel roccioso. Sono già passato a prendere la MN05 Flash, l'ho insegnata a Pikachu e ho tagliato quella parte direttamente perché penso che sia una cosa noiosa vedermi passare e ripassare nel tunnel Diglett solamente per arrivare dall'altra parte e prendere appunto Flash. Detto ciò, quindi, mentre torno a Celestopoli, vi ricordo di lasciare un bel mi piace al video, di commentare e di iscrivervi al canale per non perdervi i prossimi caricamenti. Vi ricordo anche che se volete vedere un gameplay proprio completo, senza tagli di alcun tipo, a meno che ci siano i tagli, per esempio, di io che mi curo, i Pokémon o cose di questo tipo, ma il gameplay proprio completo, vi ricordo che esiste il mio gameplay, Let's Play Walkthrough, chiamatelo come volete, di Pokémon Blu su questo canale. Quindi, se volete vedere appunto come si prende l'MN Flash, andatevi a vedere quel gameplay. Cercatevi l'episodio appena successivo a quello del Tenente Surge come palestra e vedrete appunto come si prende Flash. Detto ciò, siamo tornati qui. Appunto, l'ho insegnato a Pikachu direttamente, così almeno snelliamo un po' questo gameplay perché appunto voglio che sia un gameplay più un po' più veloce rispetto a quello di Pokémon Blu, anche perché abbiamo appena giocato lo stesso gioco, perché alla fine è lo stesso gioco, un Pokémon Blu, semplicemente lo stiamo rifacendo con i Pokémon diversi e con la possibilità di avere tutti gli starter in squadra. Come vedete ce li abbiamo. Ora tocca allenare Squirtle, quindi iniziamo subito con la prima allenatrice. Hai dei Pokémon? In guardia, vai. Appunto, tocca allenare Squirtle, quindi iniziamo a switchare e cambiare Pokémon per allenare Squirtle. Questa sarà, potrebbe essere effettivamente forse l'ultima volta che facciamo questo giochetto, perché poi avremo i Pokémon praticamente dei livelli giusti. Ci mancherebbe solo un Pokémon con cui sostituire Butterfree, che potrebbe essere Snorlax, per esempio. Allora, andiamo di braciere. Questo dovrebbe fargli parecchio male, non malissimo in realtà. Finché non impara lanciafiamme, effettivamente sarà difficile che riuscirà a shottare qualcosa questo Charmeleon. Anche se con fossa fa parecchio male. Ok, e iniziamo a dare punti al buon Squirtle. Rimettiamo in campo Squirtle. Purtroppo, ragazzi, sapete che è così. Però diciamo che il grosso dell'allenamento di questo tipo l'abbiamo già fatto quando abbiamo preso Charmeleon, o meglio Charmander e Bulbasaur. Vi ricordate quell'episodio? Lì abbiamo dovuto fare un bel po' di allenamento. Ok, perfetto, mi ha avvelenato, infame. Braciere. Non lo shotteremo. Purtroppo Braciere è troppo debole come attacco. Ok, lui usa crescita. E gli speciali aumentano. Forse allora non riusciamo a tirarlo giù con Braciere, vediamo. E infatti si è tirato su gli speciali, mannaggia lui. Il veleno effetto e poi ci usa avvolgibotta. Azza. Il veleno effetto e poi arriva anche l'avvolgibotta. Allora, avvolgibotta e veleno polvere in prima generazione è una combo incredibile. La combo perfetta sarebbe avvolgibotta, veleno polvere e parassisseme. Cioè, da quel punto di vista tu praticamente. Anzi, no, avvolgibotta, parassisseme e tossina ancora meglio. Sarebbe fighissimo da usare. Allora andiamo con di nuovo Squirtle. No, non Charmeleon, Squirtle, eccolo qui. Ok, sostituiamo di nuovo. Questa volta però mandiamo Pidgeotto. Facciamoli prendere un po' di punti esperienza, anche perché Charmeleon è un po' debilitato. Ecco, paralizzato, bene. Niente, questa pupa mi sta distruggendo i Pokémon, mi sta distruggendo la squadra. Me ne ha paralizzato uno, ha avvelenato un altro e tirato praticamente giù a metà vita. Sta infame. E vi ricordo appunto che Raffika non è di tipo volante in prima generazione. Quindi se vi chiedete perché non sia super efficace su Oddish, che è di tipo erba, ora lo sapete. Andiamo ancora di Raffika. E tra Raffika e attacco rapido non c'è molta differenza, fanno praticamente lo stesso danno. Quindi Pidgeotto finché non arriva tipo a livello 32, mi sembra. Non impara attacco d'ala, diventa. È abbastanza inutile come Pokémon. Bisogna purtroppo tirarlo su a botte di attacco rapido e Raffika. Un po' difficile da fare, però ce la faremo. Intanto tiriamo su anche Squirtle. Poi altro Bellsprout. Rimandiamo in campo Squirtle. Che è già a livello 12.
E poi lo sostituiamo questa volta con Pikachu, vai. E gli altri sono già tutti mezzi morti. Mi rifiuto di allenare ulteriormente Butterfree perché è abbastanza inutile. A questo punto provo ad allenare solamente gli altri 5 Pokémon, ovvero PG8, Pikachu e i 3 starter. Andiamo di tuono shock. Ah, è vero che non è molto efficace, mannaggia me, però l'ho paralizzato. E un po' si gode. Ok, Volgibot, andremo di schianto allora, eh. Vai, schianto. Questo dovrebbe fargli molto male. Appunto. Bravo, Pikachu. Ok. Hai giocato sporco? No, tu hai giocato sporco. Guarda, mi ha avvelenato, paralizzato, avvolgibottato. Vaffanculo. Allora, andiamo a curarci Pokémon e torno qui immediatamente dopo aver tagliato il video. E rieccoci qui. Curato i Pokémon, prendiamo questo strumento qui sotto che è MT30. Vediamo immediatamente cos'è. Magari possiamo insegnarla a qualche Pokémon. E abbiamo i PS su da usare. A questo punto usiamoli appunto su Squirtle, tutte e due. Così ci liberiamo anche uno slot nella borsa. Tanto Squirtle sarà un bel tancone come Pokémon, eh. Un bel tank. Poi, MT30, vediamo cos'è. Teletrasporto, perfetto, una merda, la venderemo. E la venderemo immediatamente. Salve, avventuriero. Ah, che bello, stavo iniziando ad annoiarmi. Va bene, andiamo a combattere anche questo avventuriero. Eccolo qui. Chiamare campo Machop. Ok, quindi non possiamo affrontarlo con Squirtle. Tra l'altro, perché Squirtle si è preso un PS di danno? Ah, è il PS suo, ok, non è che si è preso un PS di danno. È che non gli ha dato i nuovi PS che si sarebbe dovuto prendere. Allora, contro Machop, mandiamo Charmeleon. Colpo karate dovrebbe reggerlo abbastanza bene, infatti. E andiamo poi di fossa. Ecco qua, che è l'attacco che sicuramente gli fa più male. Appunto, brutto colpo, buono. Poi andiamo di braciere che dovrebbe shottarlo. Questo è un brutto colpo da parte sua, infame. Poi braciere. Brutto colpo, perfetto. Due brutti colpi per uno e via. Squirtle a livello 13, ottimo. Però non impara pistolacqua, strano. Ok, ma andiamo Squirtle contro Onix. E vediamo se riusciamo a buttarlo giù con bolla. Bisogna vedere che attacco fa Onix, più che altro. Spero tipo un rafforzatore o qualche cagata di quel tipo. Ok, azione dovrebbe reggerlo Squirtle. Perfetto. Andiamo di bolla. Danno 4 per e gli fa infatti malissimo. E in più gli ha calato la velocità. Azz, lega tutto. Questo farà male. Eh sì. Farà molto male. Aia, Squirtle. Ok, bravo. Oh, ottimo. Ha fallito a sassata. No, dai. Però gli ha calato ancora la velocità, dai. Questa volta può attaccare per primo. Ottimo. Questa è tutta esperienza ottima che si prende Squirtle. Per me sale di livello anche. Che è direttamente al 14, ottimo. Però non ha imparato nessun attacco. Non sarei io a fermarti. Sei fortunato? Ho finito i Pokémon, va bene. Ok, continua pure a ciarlare, caro avventuriero. Noi andiamo avanti. E andiamo a sfidare. Questo dovrebbe essere un pigliamosche, giusto? Sarò l'allenatore Pokémon migliore del mondo. Se sei un pigliamosche, la vedo difficile. Vediamo. No, sei un bulletto. Ok. Chi è? Rattata? No, Sandshrew. Ecco, anche contro questo Sandshrew avremmo potuto far combattere Squirtle, però di 10 livelli sopra mi sa che non conviene. Contro Sandshrew mandiamo Ivysaur. Usa il graffio, va bene. E noi usiamo Frustata. Perfetto, quasi shottato. Lacerazione, questo farà male. Ah, invece no, nemmeno. Non ho fatto brutto colpo, fortunatamente. Invece non l'abbiamo fatto quando era totalmente inutile. Perfetto, Squirtle sale anche a livello 15. Ottimo, sta salendo bene Squirtle. E impara pistolacqua, bene. Stavo aspettando proprio quello. Come? Sandshrew ha perso? Eh sì, mi spiace caro. Mentre qui sopra ha il pigliamosche. Ecco, ricordavo bene che ci fosse un pigliamosche qui. Vai. Questo levava i propri Pokémon dal bozzolo, a quanto pare. Va bene, pigliamosche. Lottiamo, lottiamo. Bello Beedrill, bello quello sprite. Gigante quell'ape. Allora, mandiamo ovviamente Charmeleon. Anche se ho paura che venga shottato da tipo un doppio ago o qualcosa del genere. Vediamo. Ok, energia concentrata, buono.
Si gonfia. Vabbè, gonfiati, gonfiati. Io ti uso braciere. Ti faccio parecchio male. Brutto colpo, che culo. E l'abbiamo tirato giù. Poi chi hai? Beedrill di nuovo. Rimandiamo Squirtle. Sperando che l'intelligenza artificiale faccia ancora cilecca. Perché questo dovrebbe farmi salire di livello un'altra volta Squirtle e dovrebbe farmelo evolvere quindi in Wartortle. In Wartortle. Eccolo che arriva con furia. L'intelligenza artificiale questa volta se l'è giocata molto meglio. E mi sta facendo un male assurdo. Colpito 3 volte, ok. Braciere. Dai, tirami un altro brutto colpo, Charmeleon. No, peccato. Ok, energia concentrata, ottimo. Vai, braciere. Perfetto, tirato giù. Squirtle sarà a livello 16, Charmeleon sarà a livello 22. Ottimo. Ottimo davvero. E se evolve Squirtle, direi proprio di sì. Che gran perdita di tempo. E Squirtle si evolve. Ottimo. Ma che bellino che è lo sprite. Lo sprite nuovo di Squirtle, molto bello. Vediamo Wartortle. Anche questo mi piace, bello. Anche se lo sprite di Wartortle di Pokémon Rosso Fuoco e Verde Foglia penso sia il migliore in generale, perché qui non penso ci siano altri allenatori. Proseguiamo. Andiamo da questa parte. E qui sotto c'è un avventuriero che direi di andare a sfidare. Però magari diamo una pozioncina al nostro Wartortle, così da poterlo far combattere in caso ci siano dei Pokémon di tipo roccia. Anche se penso che questo inizi con Machop. Vediamo, eh. Come anche l'altro avventuriero che abbiamo beccato prima. Ok, no, Geodude, perfetto. Si beccherà un pistolacqua in faccia e penso che morirà. Vai, pistolacqua. Guarda, già che ci siamo lo mettiamo come primo posto, pistolacqua. Tanto useremo quasi sempre questo attacco con Wartortle. Perfetto. Poi chi mandi? Onix. Lasciamo tranquillamente Wartortle. Vai, pistolacqua. Ottimo così. Questi sono proprio sacchi di esperienza perfetti per Wartortle. Ah, mi hai vinto. Ma mi hai vinto onestamente. Mi hai vinto onestamente. Va bene. Qui non so se ci sia uno strumento invisibile, ma in caso non mi metterò a cercarlo perché andiamo direttamente avanti. Non stiamo usando molto Pikachu in questa parte, ma non è un problema, lo useremo presto. Andiamo a sfidare anche questo ragazzo. Anche perché adesso appunto dobbiamo allenare Wartortle, quella è la priorità. Farlo arrivare almeno a livello 20-21. Ok, contro Caterpie possiamo andare ancora di pistolacqua, tanto è normalmente efficace. Però non gli facciamo molto danno. Vai, pistolacqua di nuovo. Continua a usare azione, va bene. Altra pistolacqua. Tanto Wartortle ha una difesa molto alta. Perfetto. Wartortle sale a livello 18, ottimo. Vedete, 34 di difesa, un Pokémon estremamente equilibrato in realtà. Andiamo bene, andiamo bene. Allora, mandiamo poi contro Weedle Charmeleon. Perché vorrei provare a shottarlo con braciere. Anzi, con fossa. Fossa dovrebbe essere super efficace. Così da non prenderci il veleno addosso. Ah, ok, super efficace, ma non l'ha shottato. E ci usa la veleno spina. Ok, fortunatamente non ci ha avvelenato. Andiamo di braciere. Brutto colpo. A caso, ovviamente, quando non serve mai. E infine manda Venonat, rimandiamo allora in campo Wartortle. È bellino Venonat. E andiamo di pistolacqua. Vediamo se Wartortle riesce a tirare giù da solo Venonat. Non credo. L'ha pure confuso. No, 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 cambiamo allora Pokémon e mandiamo Pidgeotto. Andiamo di far prendere un po' di punti esperienza anche a lui. Confusione, sperando che non me lo confonda. Ok, andiamo di attacco rapido. Buon danno, dai. Mi aspettavo di peggio. Attacco rapido di nuovo. Beh, effettivamente Venonat non ha molta difesa. Ha sicuramente più statistiche speciali.
Ora, speriamo che Pidgeotto non si confonda e non si colpisca da solo. Ok, perfetto. Ha tirato giù Venonat. Bene così. Peccato che non salga di livello. Oh, coleotteri miei. Niente, li abbiamo disintegrati coleotteri, giustamente, triste. Andiamo a sfidare anche questo allenatore. Prendo il tunnel roccioso per Lavandonia. È quello che faremo anche noi, tra pochissimo. E di dentro sì che potremo allenare tanto Squirtle e Ivysaur, tra l'altro. Anche Pikachu, ci saranno un po' di Slowpoke lì dentro. Andiamo di Pistolacqua su Rattata. Ok, questo dovremmo reggerlo abbastanza bene, infatti. Rattata ha molto attacco, ma noi abbiamo molta difesa, quindi siamo pari. Pistolacqua. Ed è comunque un livello avanti, eh. E altra Pistolacqua. A Iperzanna? Questo farà male. Dai, che culo, però, brutto colpo. Che culo. Andiamo Pidgeotto allora, che è l'altro Pokémon cui serve esperienza. Attacco rapido. E lasciamo Pidgeotto contro Diglett. Non può usare attacchi di tipo terra contro di noi, quindi la maggior parte del suo potenziale è andato. Tra l'altro ha una difesa davvero nulla Diglett, quindi possiamo tirarlo giù facilmente. Questi sono punti esperienza gratis per il nostro Pidgeotto. Ecco qua. E sale anche a livello 21. Ottimo. Impara Turbine, che è completamente inutile. Meno ottimo. Ekans, lasciamo PG8. Come ho detto, appunto, evito di allenare ulteriormente Butterfree perché è abbastanza inutile farlo. Cioè, non Butterfree come Pokémon, è abbastanza inutile allenare Butterfree ulteriormente. Pulmi Sguardo, va bene. E altro attacco rapido. Qui ad esempio avrei potuto mettere Butterfree con due confusioni, probabilmente l'avrebbe tirato giù. Altro brutto colpo che non serve a niente, ma dettagli. Però lascio PG8, voglio fargli prendere più punti esperienza possibili. Andiamo di attacco rapido. Ok, buon danno, comunque mi aspettavo di peggio. Però inizia a calarci la precisione, cambia un Pokémon allora dai. Mandiamo Ivysaur. Non rischiamo ulteriormente PG8. Lacerazione mi avrebbe fatto male a meno uno di difesa, eh. Con questo brutto colpo forse mi avrebbe addirittura shottato. Andiamo di frustata e tiriamolo giù. Perfetto. Abbiamo battuto anche l'allenatore Junior. Wow, non sono all'altezza, mi spiace. E vediamo se riesco a passare oltre questo allenatore senza batterlo. Ottimo. Qui c'è un'altra allenatrice da battere però. Vabbè, la batteremo senza Ivysaur. Ah no, possiamo non batterla, perfetto. A questo punto, ragazzi, andiamo a curarci i Pokémon qui. E tra l'altro, dicevo, la batteremo senza Wartortle, non Ivysaur. Andiamo a curarci i Pokémon a questo punto qui e andiamo poi a riprendere quegli allenatori. Vai, rimettiamo in sesto i tuoi Pokémon. Sì, curami. Come sapete, la cura è lentissima di questo videogioco. È che hanno aggiunto delle animazioni con Pikachu che salta fuori, che sono abbastanza inutili. E appesantiscono molto la cura. Ok, ritorniamo indietro a prendere quegli allenatori che ci siamo persi. Wartortle così si farà almeno un altro livello. Allora, tu. Non fare l'arrogante. Va bene, però stai calma. Ok, manda in campo Meo a livello 23. Comunque è molto bello lo spread di Meo, eh. L'avevo già detto quando l'ho visto contro il Team Rocket. Ma è davvero bellino. Ruggito ci diminuisce l'attacco, ma noi andiamo di attacco speciale con Pistolacqua, quindi non veniamo afflitti da quella diminuzione, però gli facciamo davvero poco danno, quindi cambia un Pokémon e mandiamo qualcuno come Charmeleon. Possa fargli un po' più di danno magari con Fossa. Morso dovremmo reggerlo. Oddio. Ci ha fatto comunque un bel po' di danno, eh. Ed è anche più veloce di noi, quindi ci attacca per primo. Beh, ora però dovrebbe missare l'attacco, ok? E noi con Fossa dovremmo fargli discretamente male. E a questo punto Graffio dovrebbe, anzi Braciere dovrebbe tirarlo giù. Altro morso. Perfetto. Era forte sto Meo, eh. No, sei troppo forte. Grazie. A questo punto torniamo di qui. E
E andiamo a battere l'ultimo avventuriero che ci eravamo lasciati là dietro. Quello potrebbe avere dei Pokémon di tipo roccia molto buoni per il nostro War Turtle. Eccolo lì. Questo signore. Ah ah ah, ma chi ti credi di essere? Ma nessuno, cioè, ti ho solo parlato, scusami. Ok, ma ne capo Geodude, perfetto. Visto l'acqua manetta qui. Vai. Super efficace, e addio. Pokémon di Machop. Sapete che potrei lasciare War Turtle? Potrebbe reggere bene Machop. Andiamo di pistolacqua comunque. Però fa davvero poco danno, eh. E regge bene il cavolo, regge bene, non regge bene. Ma andiamo Butterfree. Anche se detto che non l'avrei utilizzato, anzi utilizzata. In questo caso conviene mandarla. Ok, confusione. I matchup non li riusciamo ancora a reggere bene, eh. Mentre Butterfree, stranamente, lo regge benissimo. Ok, Bortortle sale a livello 19, ottimo. E poi chi mandi altro Geodude. E a questo punto rimandiamo Wartortle. Pistolacqua. E addio Geodude. Abbiamo quindi battuto tutti gli allenatori di questo percorso, prima del tunnel roccioso. Anzi, forse c'è un'altra allenatrice prima. Questa qui sotto il centro Pokémon, giusto? O c'è solo nei remake? Vediamo. Vediamo se ci sei. Sì, ci sei, eccoti lì. Vai. Battiamo anche lei prima. Questa va spesso alla palestra Pokémon, ma perde sempre. Beh, complimenti. Non dovrebbe essere un avversario allora troppo difficile da battere. Ma nel campo Jigglypuff, infatti. Noi usiamo War Turtle e andiamo di azione. Che è pochissimo, li togliamo. Riccio Scudo, che apriamo allora con Pistolacqua. Che è molto meglio. Ah, era un brutto colpo, giustamente. Fortunatamente non è riuscita ad addormentarci. Libra, che dovremmo reggerla. Sì. Altra pistolacqua e addio, Jigglypuff. Bartortle si prende un bel po' di punti esperienza meritati. E lasciamolo anche contro Clefairy. Andiamo di pistolacqua subito questa volta. Sperando in un altro brutto colpo, perché come vedete non facciamo molto danno. A Clefairy. Canto e ci ha addormentati. A questo punto, per evitare appunto che la lotta duri 3 ore, mandiamo in campo qualcun altro. Mandiamo in campo PG8, che è un altro Pokémon a cui serve comunque punti esperienza. Ah, doppio canto, così a caso. Allora cambiamo anche lui. Vabbè, qui l'intelligenza artificiale sta giocando palesemente a caso. Mandiamo PG8, mandiamo Pikachu, perché fare tipo doppio canto a caso non ha alcun senso. Ok, e usiamo Tone Shock, dato che ci ha diminuito comunque l'attacco con Ruggito. Brutto colpo, ok, e paralizzato, e si gode. Altro Ruggito per diminuirci di nuovo l'attacco. Ci sta forzando su Tone Shock praticamente. Forse non lo uccidiamo nemmeno. Ok, si è ucciso. Vabbè, prenderemo uno sputo di punti esperienza, però. Wartortle sale a livello 20. Ok. Uff, ho perso ancora. Mi spiace, con quei Pokémon lì non è che andrei molto lontana, eh. A questo punto curiamoci i Pokémon qui. Ecco qua. E addentriamoci direttamente nel tunnel roccioso. Vediamo se riusciamo a farlo tutto in questa parte. Ecco fatto. Arrivederci, perfetto. E andiamo. Il flash ce l'ho su Pikachu, quindi siamo pronti per addentrarci nel tunnel roccioso. Ecco qua, non si vede letteralmente nulla. Pokémon? Flashino, dov'è? Ah, è Flash. Pikachu usa il flash,
E a questo punto si vede tutto. Perfetto. Potremmo usare anche direttamente dei repellenti in realtà. Non ha molto senso per noi usare incontrare dei Pokémon selvatici in questo let's play, quindi repellentino. Dove sei qua? Ne abbiamo quattro. Speriamo che bastino. Vai, non prendiamo strade alternative, andiamo direttamente alla meta. Lotta Pokémon, pronti? Via. Vai. Poké fanatico, tu hai Slowpoke magari? No, Cubone, perfetto per War Turtle, ottimo. Prendi una pistola acqua in faccia. Tra l'altro è più veloce di Cubone. Bene. Non gli fa nemmeno troppo danno in realtà. Botte in testa ci farà abbastanza male. Altra pistola acqua. Perfetto. Poi chi mandi? Slowpoke, eccolo qui. A questo punto mandiamo il buon Pikachu, che deve farsi un livellino. Ok, lo spread di Slowpoke. Meh. Preferivo quello di prima. Andiamo lì con lo shock. Brutto colpo. Infatti non gli facciamo troppo danno, eh. Cosa ci togli? Tono shock. Vabbè, useremo schianto. Peccato che fallisca. Schianto, buono. Ah, non muore però. Mannaggia. Botte in testa ci farà malissimo, infatti. Andiamo lì con lo shock. Ok, e purtroppo Pikachu non ha difesa. Fine del gioco, anche se sei solo l'enigmista, fine dei giochi. Comunque, appunto, dicevo, purtroppo Pikachu ha una difesa davvero scarsa. E becchiamo un Pokémon di livello più alto? Geodude o di livello pari? Di livello pari. Beh, io ho una pistola acqua su questo Geodude e la tiro volentieri. Mi dà un bel po' di punti esperienza praticamente gratis. Ecco qua. Forse sarebbe bastata addirittura bolla. Ok, scendiamo e proseguiamo. Altro allenatore. Quando sono a casa disegno Pokémon. Bello. Anche io da bambino disegnavo Pokémon. Tra le altre cose. Ok, contro Slowpoke a livello 25, mandiamo i Bisaur. Ah, confusione però mi fa malissimo, mannaggia. Nemmeno così tanto in realtà. Frustata. L'ha sentita, eh? Altra confusione. Gli Slowpoke sono infami per la mia squadra, eh? Fai un brutto colpo, per favore, Visaur. Peccato. Ci sta che mi ammazzi ora. Fortunatamente no. Fortunatamente non mi ha ammazzato i Visaur. Sarebbe stato un po' brutto perderlo subito all'inizio del tunnel roccioso. Uff, che stanchezza. Oh, avevo un Pokémon davvero forte per la mia squadra. Allora, andiamo a curare immediatamente i Visaur con una bella super pozione. Ecco fatto. E andiamo avanti. Altra allenatrice. Vai, battiamola. Non vengo spesso qui. Va bene. E mandi Oddish. Ok. Contro Oddish possiamo andare tranquillamente Charmeleon. Anche Pidgeot a dir la verità. Cioè Pidgeotto a dir la verità. Ah, Severo in polvere. Infame. Andiamo di braciere. Fortunatamente abbiamo un antidoto. Dovremmo averlo almeno. Brutto colpo con braciere che non serve molto qui. Dato che comunque serviranno 2 turni per battere questo Oddish. Vai, braciere. War Turtle a livello 21, ottimo. Poi chi mandi? Bulbasaur. Vai, cambiamo di nuovo Pokémon. Mandiamo War Turtle. E cambiamo Pokémon e mandiamo questa volta Pidgeotto. Ah, Parassissieme. Ok, il parassistema può essere tosto. Vediamo quanto danno gli facciamo con Raffica. Ma dai, un buon danno. Continuo a usarci parassistema. Fortunatamente l'intelligenza artificiale non è delle migliori.
Venenpolvere, cacchio. Sta usando la mia tattica contro di me. Parassistema e Venenpolvere. Adesso metto pure magari a usare la Volgebotta, siamo finite. Che è ruggito, ci ha diminuito l'attacco, infame. Adesso riusciamo a tirarlo giù con un attacco rapido. Ok, fortunatamente ha fatto brutto colpo, perché altrimenti mi sa che non l'avremmo tirato giù, eh. Oh, ho perso. Vediamo se abbiamo degli antidoti, più che altro. Che ne abbiamo due, fortunatamente. Allora, il primo su Charmeleon, assolutamente sì. E l'altro su Pidgeotto. E poi se abbiamo una pozioncina magari avanzata, che ne abbiamo una, tiriamola su Pikachu. Ecco fatto. E così si prosegue. Vai, altro allenatore. Ma hai sentito dei giocatori in costume? Che senso? Te lo mando Charmander, ottimo per il mio War Turtle. Diamo di pistolacqua. Ira? Non dovrebbe farci nulla, appunto. Altra pistolacqua. Ok, questo dovrebbe farci invece più male, però nemmeno più di tanto. E questo dovremmo shottarlo. Perfetto. Poi chi mandi? Cubone. Lasciamo tranquillamente War Turtle. E andiamo di pistolacqua. Inizia a fare parecchio male al nostro War Turtle. Meglio così. Altra pistolacqua. E anche Cubone ci lascia. Perfetto, proseguiamo. Qui abbiamo i due avventurieri. Però prima abbiamo un Geodude di livello 21. Vediamo se già la bolla basta per ucciderlo, eh? Vediamo. Dovrebbe bastare in teoria. Ah, di pochissimo, peccato. No, autodistruzione. Mi fa malissimo. No, lei ci ha shottati di War Turtle. Che palle sto Geodude. Ma perché ha dovuto fare sta cosa? Vabbè, niente, faremo l'ultima parte del tunnel roccioso senza War Turtle. Peccato, era il Pokémon che dovevamo allenare. Ma un Geodude di merda si è frapposto. Ok, frustiamo questo Geodude per vendicarci. Quanta esperienza avrebbe preso War Turtle qui? Parecchia. Ok. Abbiamo ucciso questo avventuriero. Andiamo ad affrontare anche l'avventuriero che c'è qui dietro. Tutti i punti esperienza per il nostro Ivysaur a questo punto. Ah, Machop ha lui. Ok. Vai, frustata. Colpo karate, va bene, dovremmo reggerlo. E questo tra l'altro è un brutto colpo per farvi capire quanto poco danno ci avrebbe fatto normalmente. Dai, però è rimasto con un HP. Vabbè, questa è sfiga, ragazzi, eh. Questa è proprio sfiga. Questa è sfortuna totale. Onix, lasciamo tranquillamente Ivysaur. E andiamo con un'altra frustata. Brutto colpo, bene. Perfetto, bruciato in un soffio, mi spiace. Anzi, frustato in un soffio. Finito l'effetto del repellente, non è un problema, ne mettiamo dell'altro. Eccolo qua. E si prosegue. Altro avventuriero. Vai, vai, battiamolo. Frustata, stiamo finendo le frustate però, eh. Le stiamo finendo malissimo. Poi chi mandi Machop? Ecco, cambiamo Pokémon a questo punto. Mandiamo. Chi mandi? Mandiamo Butterfree per forza. Gli altri si prendono un colpo karate e crepano.
Mandiamo di confusione, che mettiamo al primo posto così siamo anche più veloci le prossime volte. Tanto con Butterfree useremo praticamente sempre confusione. Ecco, questo era un brutto colpo, tra l'altro. Questo danno probabilmente se lo sarebbero beccato normalmente gli altri Pokémon. Geodude va a cambiare il nuovo Pokémon e contro Geodude mandiamo Charmeleon e proviamo a usare Fossa. Dovrebbe essere super efficace o sbaglio? Vediamo. Ok, super efficace, buono. Sassata è super efficace sul nostro Pokémon. E infatti ci fa malissimo, mannaggia lui. Andiamo ancora di fossa. Che lui si protegge. Però non basta, ovviamente. E poi chi hai? Altro Geodude. Cambia Pokémon. Rimandiamo in campo Ivysaur. Rimandiamo in campo Ivysaur e andiamo di frustata. E sarà anche a livello 26, ottimo. Ho vinto, perfetto, no, non hai vinto, ma dettagli. Scendiamo, lì abbiamo un altro avventuriero da prendere. Eccoci qui. Forse mi sono perso. Mi sa di sì. Mi sa proprio di sì. Ok, lui manda Onix, quindi altra frustata per forza. Solo che davvero le sta finendo, eh. Ultima frustata. Mannaggia quel Geodude che ci ha ammazzato Wartortle, altrimenti questi sarebbero stati tutti i punti esperienza messi su Wartortle, eh. Tutti. Ecco, contro Onix, mo chi mando? Manderò Charmeleon. E faremo fossa. Vai. Ok, se usa azione non dovrebbe comunque ucciderci. Lega tutto. Ok, fortunatamente ha fallito. Vai, altra fossa. Buono. Charmeleon sale a livello 23. E Geodude, d'altronde lasciamo Charmeleon, cosa si può fare? Non possiamo fare altrimenti. Che lui usa Riccio lo scudo per proteggersi, noi lo colpiamo con fossa, per favore non fare sassata. Ok, altro Riccio lo scudo, va bene. Cioè va bene no, perché non lo shottiamo più così. Però finché usa azione o Riccio lo scudo, lo reggo tranquillamente. Ok, altro Riccio lo scudo, andiamo di braciere. Dovrebbe bastare, anche se non è molto efficace. Ok. Proseguiamo. Questo tunnel roccioso si sta rivelando molto più difficile di quanto avessi immaginato. Allora, mettiamo davanti questo Charmeleon contro quest'altro avventuriero per forza. A meno che abbia Machop. Se ha Machop ho fatto una cavolata, però non posso saperlo. Vediamo chi ha. Geodude, ok. Va bene, allora Charmeleon. Vai, fossa. Che comunque va bene, cioè alla fine. Oh, che culo, non mi colpisce? Che culo, non mi ha colpito. Graveler. No, no, lasciamo tranquillamente Charmeleon che lo colpirà con fossa. Proprio di primo turno, così cattivissimo. E l'ho quasi shottato. No, ci ammazzano anche Charmeleon. È andata così. È andata così. Tra l'altro è bellissimo lo sprite di Graveler. Ora chi mando? Manderò Pidgeotto, sperando di poterlo uccidere con un attacco rapido. Non credo, sinceramente. Appunto. E mi ammazza pure Pidgeotto, vero? Oh, no. Culo. Brutto colpo, adesso me lo fai quando non serve a nulla, grazie Pidgeotto. Beh, almeno si prende un po' di punti esperienza. Mi arrendo! No, sono io che mi devo arrendere, cioè mi avete distrutto tutti i Pokémon, ragazzi. Allora, tiriamo una super pozione su Pidgeotto. Ok, abbiamo ancora Ivysaur comunque lì davanti, eh. Abbiamo ancora Ivysaur e abbiamo Pikachu. In qualche modo
Vediamo di riuscire a cavarcela. Qui sopra non c'è nulla, da quel che ricordo. Bisogna scendere e andare di qua e sfidare questa ragazza. L'avventuriero segna il percorso con dei rametti. Sì, in una caverna, come fai a vedere dei rametti? Allora, vediamo chi mandi. Jigglypuff, ok. Ivysaur la può tirare giù con Parassiseme per curarci un po'. No, lei ha evitato l'attacco. Dai, forza, buono. Inibitore. Bene, continua a fallire, intanto io mi curo. E poi andrò di taglio. Ecco qua. Fallisci, mi raccomando, continua a fallire. Va bene, anche se mi addormenti, tanto il parassisteme continua a fare effetto. Quindi io continuo a curarmi. E spero di svegliarmi subito. Perfetto, ci siamo svegliati subito. Ok, Jigglypuff aumenta la sua difesa. Noi però ci curiamo, a questo punto andiamo di veleno in polvere, dato che taglio non riesce proprio a farlo. Avveleniamolo perlomeno. Vabbè, addormentami pure, tanto sei avvelenato e colpirà il sistema. Quindi mi curi e in più crepi. Ecco fatto. Posso anche rimanere addormentato quanto vuoi. Libra, va bene, dovremmo reggerlo tranquillamente. Poi, ok, si è svegliato, grazie. Bello il parassisteme che cura in continuazione e andiamo di taglio. Oh, finalmente attaccato. Inibitore, cosa ci togli? Velo in polvere. Vabbè, non ci interessa, tanto che te l'abbiamo già messa. Perfetto. E ci siamo anche curati di un bel po', tra l'altro. Grazie a questo parassisteme. Poi chi manda? PJ. Sì, cambiamo immediatamente Pokémon e mandiamo finalmente Pikachu. Che è rimasto a livello 23. Che si becca un attacco rapido che gli farà male. Ragazzi, però questo è pure un brutto colpo, eh. Cioè, la sfiga in questo tunnel roccioso ci ha perseguitati. Diamo ancora il tono shock. Vai. Ecco, gli abbiamo tirato adesso il brutto colpo, quando non serviva più a nulla. Mannaggia. Contro Mew mandiamo PG8. Vai, raffica. Buono, brutto colpo. Finalmente qualcosa anche a noi. Attacco rapido poi. Vediamo se riusciamo a tirarlo giù. No, dai, di un HP. Giorno paga fa malissimo, tra l'altro. Che fortunatamente non mi ha fatto così male. Vai, attacca e via. Abbiamo battuto anche l'allenatrice junior. Ho fatto del mio meglio. Va bene. Ah, ai ai, un altro avventuriero. E non abbiamo nemmeno più Pokémon per poter battere Pokémon di tipo roccia. Cos'ha lui? Geodude. Ai ai ai. Andiamo di nuovo Parassisteme. E Velo in polvere. E Sassata non dovrebbe farci così tanto male. Sì, però che culo, ragazzi. Cioè, ti tirano brutti colpi come se non ci fosse un domani. Cioè, come se fosse niente. Proprio così vai. Brutto colpo, via. Altra Sassata. Però noi un po' ci curiamo. E andiamo un po' di taglio. Non gli faremo nulla, eh. Però sempre meglio di niente. Azione, dovremmo reggerla, sì. Ok. Taglio. Sì, ma abbiamo perso comunque in questo tunnel roccioso, eh. Non riusciremo ad andare avanti, eh. Si è pure autodistrutto. Qua mi sa che tocca tornare indietro. Tocca tornare indietro, da quando il nostro Wartortle è stato ucciso con quell'autodistruzione non abbiamo più avuto alcuna possibilità. Perché finendo le frustate non possiamo più shottare Pokémon di tipo roccia. E che ci vuoi fare? Non puoi farci nulla. Charmeleon poteva farlo con Fossa, ma non era abbastanza forte da poterlo fare. Andiamo di confusione su questi Geodude, ma tanto basta una sassata delle loro e anche Butterfree ci saluta.
Oh, però dai, Butterfree perlomeno riesce a fare qualcosa. Ok, Butterfree livello 20. E Graveler, ai ai ai. Cioè, anche qui tipo basterebbe un'autodistruzione da parte loro, eppure Butterfree ci saluta. Che sia confuso. Però è appunto come vi dicevo, autodistruzione. Addio Butterfree, nessuno prenderà punti esperienza di questo Graveler. E abbiamo battuto l'avventuriero. Sì, ma a quale prezzo? Qua ragazzi tocca fare una cosa drastica, ok? Tocca fare la fune di fuga. Era una cosa che avevo già pensato prima, nel momento in cui Wartortle era stato ucciso. Perché d'altronde non si poteva farne altrimenti. Tocca curarci Pokémon. Perché d'altronde, cioè, puoi essere bravo quanto vuoi, ma senza mosse non è che puoi farci molto. E sinceramente non volevo sprecare un etere in questo caso. Potrebbe essere più utile più avanti. Tanto abbiamo la fune di fuga, la usiamo. E a questo punto si torna velocissimamente. Di là, dove eravamo prima. Finito l'effetto repellente, ne mettiamo subito un altro, non c'è problema. Tanto abbiamo visto che con due repellenti si fa quasi tutto il tunnel roccioso. Quindi, allora, iniziamo con il repellente, poi il flash di Pikachu. Vai. E mettiamo davanti di nuovo. Anzi, mettendo avanti Ivysaur, così non becchiamo Pokémon selvatici. E appena arriviamo vicino ad un allenatore, metteremo invece Wartortle, ok? Per tutta questa parte qui, lasciamo tranquillamente il nostro Ivysaur davanti. E ecco qua. Ritorniamo là molto velocemente. Vedrete che non devo nemmeno tagliare perché è molto corto in realtà il tunnel roccioso. Cioè, a farlo sembrare lungo sono tutti questi allenatori e i vari bivi labirintici che mettono. Ma in realtà è cortissimo il tunnel roccioso. Guardate. Finito l'effetto repellente, ne mettiamo un altro. Mettiamo l'ultimo nostro repellente. Ecco qui. E siamo già arrivati dove eravamo prima praticamente, come vedete. Qui c'è la ragazza. Eccola lì. E si prosegue oltre questo avventuriero. Si va qua su. E abbiamo un altro allenatore. Quindi mettiamo davanti il nostro Wartortle. E ricominciamo. Vai. È un Pokédex, ne voglio uno anch'io. Andiamo, andiamo. Allora, Pokéfanatico vuole lottare. Tu che mandi Slowpoke. Mannaggia lo Slowpoke, devo subito cambiare Pokémon. Pokémon, mandiamo Ivysaur, che comunque regge meglio di Pikachu. Confusione, va bene. E frustata. Perfetto, brutto colpo. Wartortle sale a livello 22, ottimo. Poi chi manda lui? Un altro Slowpoke. Mandiamo subito Pikachu allora. Comunque anche Pikachu adesso deve essere allenato, eh. A livello 23, Wartortle a livello 22. Non cambia molto. Bel tuono shock. Per confusione dovremmo reggerla meglio, di botti in testa. Decisamente meglio. E ne ha tirato giù anche Slowpoke. Pikachu a livello 24, ottimo. Altro Slowpoke, lasciamo Pikachu. Vai, tuono shock. Tra l'altro vi ricordo che tutta sta roba di Wartortle morte è nata perché io volevo vedere se con bolla si riusciva a shottare Geodude. Perché sapevo che con Pistolacqua l'avrei fatto, volevo vedere se si riusciva a shottare anche con bolla. È tutto nato da lì. Cioè, se avessi usato Pistolacqua normalmente non sarebbe successo nulla. Ok, altri allenatori. Anzi, altre allenatrici qui. Ehi, non osare insidiarmi al buio. Non ti sto facendo nulla, ragazza. Stai inventando tutto te. Comunque, ecco, sono tornato indietro anche con la fune di fuga. Anche perché sapevo che poi ci sarebbero stati anche questi altri allenatori. E fuori dal tunnel roccioso ce ne sarebbero stati almeno un altro paio, forse. Quindi,
cioè non aveva senso continuare con praticamente PG8 e basta. Ok, Lucio usa il paralizzante, va bene. Almeno non ce l'ha avvelena. La Volgebotta fallisce. E Braciere invece colpisce. E mo inizio con una Volgebotta. Sono davvero fastidioso da affrontare questi Bellsprout e Oddish. Vabbè, Oddish perlomeno non ha Volgebotta. Diventa un problema questa cosa però, eh. Diventa davvero un problema. Guarda te, ma ti sembra normale? Cioè, ma che hai pensato ad aggiungere una cosa del genere nella prima generazione? Ma mi sembra normale una cosa del genere, ma è divertente secondo voi? Boh. Oh, ma che è? Ma sono 6 turni che stanno andando avanti, eh? 7? 7 turni, vi sembra una cosa normale? 8 turni. 9 turni. Bug del gioco, allora. 10 turni. Posso sostituirlo almeno? Sì, posso sostituirlo, boh, ragazzi. Cioè. E via di vela in polvere. Perfetto. Io odio questa prima generazione. È davvero pessima da questo punto di vista. Perché scorre. Cioè, non è meno difficile. Ce l'abbiamo provato giocando a Pokémon Blu. Nemmeno allenandosi con i selvatici. Facendo tranquillamente solamente gli allenatori. Abbiamo battuto la Lega tipo senza usare un Pokémon. Cioè, usando solo 5 Pokémon. E. Tipo vincendo tranquillamente contro ogni Pokémon. Questa è solamente roba scorretta, non è difficile. Ci sembrava difficile perché in realtà era scorretta a merda sta cosa. Clefairy, vai. Rimandiamo in campo Wartortle. Visto l'acqua. Libra, ok. Altra pistolacqua. Sperando in un brutto colpo. E finché ci sono ruggito va bene. Tanto noi attacchiamo con un attacco speciale. Quindi. Può diminuirci l'attacco quante volte vuole. Doppia sberla, va bene. Altra pistolacqua. Ah, è rimasto con un HP, infame. E giustamente ci colpisce 5 volte, no? Azione. Ok, abbiamo battuto anche questa allenatrice. Che mannaggia il suo Bellsprout, cioè boh ragazzi, è una cosa palesemente scorretta comunque. Non abbiamo antiparalisi? Strano. Vabbè, non useremo Charmeleon, che ti devo dire. Hai dei Pokémon? Cominciamo, cominciamo, vai vai vai. Chi hai tu? PG, ok. Contro PG posso tranquillamente mandare in campo Pikachu. Attacco rapido, va bene. Se non fa brutto colpo dovremmo reggerlo tranquillamente, appunto. Tuono shock. Dai, però, ma perché non li ammazzano? Cioè, manca sempre quello sputo in più per colpirli. Poi chi hai? Rattata. Sì, cambiamo Pokémon immediatamente, ma andiamo. Dov'è? Wartortle. Tra l'altro è verdognolo Rattata. Sembra ancora di più un topo delle fogne con quel colore lì. Al posto del classico viola. Visto l'acqua. Perfetto. Pochi mandi, altro Rattata. Lasciamo tranquillamente Wartortle quindi. Che inizia ad essere un bel carro armatino, eh. Come difesa.
E infatti ce la diminuiscono, vedi, loro lo sanno. E ci diminuiscono la difesa. Perfetto, ed infine Bellsprout. Mannaggia Bellsprout, lo voglio solamente vedere morto. Mandiamo PG8. Che è avvelenato, tra l'altro, eh. Andiamo di attacco rapido, cerchiamo di tirarlo giù il più velocemente possibile. Non dovrebbe avere molta difesa, lui è bello se prende il brutto colpo, godo. Lui usa crescita e si aumenta la difesa speciale, se non sbaglio, no? Sì. Cioè, gli attacca l'attacco e difesa speciale. Ok. Giochi duro? Assolutamente sì. Allora, siamo arrivati alla fine del tunnel roccioso, se non sbaglio. Altra allenatrice qui, però. Tocca sfidarla. E questa dovrebbe essere la fine. Dovrebbe essere l'ultima, lei. Ok, manda in campo Meo. Meo lo possiamo reggere tranquillamente con War Turtle. Andiamo di pistola acqua. Buono, brutto colpo, buono. Ora ce lo fa anche lui, ci ammazza. No, dai, ha tentennato. Che merda di gioco. Allora, andiamo a prendere la super pozione, tiriamola su War Turtle. Ok. Altro morso. E pistola acqua. Ma magari questa volta non tentennare, per favore. Grazie. Perfetto, War Turtle sale anche a livello 23, ottimo. Ti mandi ora Oddish, si cambia Pokémon e mandiamo immediatamente PG8. Ora War Turtle è in linea con i livelli della nostra squadra, quindi non c'è più bisogno di allenarlo in maniera proprio mirata. Visto che tanto Oddish usa solo assorbimento, quindi PG8 può tranquillamente farcela. Certo, in un turno in più perché comunque assorbimento. Gli ricarica quei 2 HP che gli servono per sopravvivere, guardate. Appunto. Però dovrebbe comunque farcela, anche con il veleno. Vai. Perfetto, tutti i punti esperienza succosi per PG8, che sale a livello 23. E PJ, vai Pikachu. Ora, se PJ usa attacco rapido, Pikachu muore. Se PJ usa un qualsiasi tipo di attacco, Pikachu muore. Se Pikachu non shotta questo PJ con un tono shock, muore. Bene, morirai. Addio Pikachu. È stato artefice del suo destino, poteva benissimo shottare quel PJ. Allora, mandiamo War Turtle. E diamogli un'azione. Ok. Non ho più Pokémon, mi spiace. Ecco Pikachu che è morto e quindi scompare. Finito l'effetto del repellente, va bene. Tanto noi siamo alla fine del tunnel roccioso. Ok. Che fatica, ragazzi. Cerchiamo di allora andare via da qui. Qui troviamo un E3 Max. Senza magari beccare un altro allenatore, eh. Vediamo se riusciamo. Lui mi vede fin qua. Passiamo lì da dietro allora. Ecco fatto. Andiamo subito a curarci Pokémon qui all'Avandonia. E giustamente diventa viola. PG8 esausto, unlucky. Eccoci qui. Curiamo i Pokémon. È stato il tunnel roccioso più difficile di sempre per quanto mi riguarda. Tutto nato da quel test che ho voluto fare con bolla su Geodude, tra l'altro. Se avessi usato pistola acqua lì avrei finito tranquillamente il tunnel roccioso. Anche perché poi avrei avuto qualche risorsa in più che ho usato, tipo le cure così, per evitare appunto di morire più avanti senza War Turtle. E a questo punto andiamo a recuperarci questi allenatori che ci siamo lasciati indietro poco prima di Lavandonia. Prima di finire l'episodio. Tentiamo in campo Cubone, noi abbiamo War Turtle, ottimo. E andiamo di pistola acqua. Buono il danno, buono.
Ok, direi che la missione di questo episodio, ovvero allenare War Squirtle, che era partito a livello 10, e farlo andare in linea con i livelli della nostra squadra, è stata completata. Ora tocca allenare in generale tutti i Pokémon. Abbiamo Pidgeotto che è un po' indietro, quindi potremmo mettere lui come primo Pokémon, ora, per allenarlo. E bisogna aspettare che Pikachu impari Fulmine. Anche se glielo potremmo insegnare direttamente ora. Devo andare a vedere effettivamente quando lo impara. Devo ricordarmi alla fine di questo episodio di andare a controllare un po'. Andiamo poi a mettere PG8 come primo Pokémon. Ecco fatto. Tanto Wartortle lo alleneremo comunque in ogni caso. Con altri allenatori anche. Mentre PG8 dobbiamo usare un po' più di forza bruta. Finché almeno non impara attacco d'ala, allora a quel punto potrà essere utile contro Pokémon di tipo erba e lotta. E ce ne saranno un po' più avanti. Altrimenti bisogna usare forza bruta, appunto, e allenarlo il più possibile finché non arriva a quel livello. Vai, attacco rapido. Entrambi con attacco rapido, va bene, vai. Perfetto. Poi chi mandi? Pidgeotto. Lasciamo il nostro Pidgeotto. Vai. 1v1 al Baron. Eccolo qua. Rapido. Certo, qui avrei potuto mandare Pikachu effettivamente. Un bel tuono shock su questo Pidgeotto. E via. Vai, attacco rapido. Ah, fallisce, mannaggia lui. Dai, con un solo Turbo Sabbia fallisce così. E mi fa il brutto colpo. Stupido pollo. Ok. Abbiamo battuto anche questa Junior. Proseguiamo, andiamo a battere questo qui. Ah, ma cos'è un robot? È un robot questo qui? Che manda in campo Geodude, quindi noi sostituiremo Pidgeotto immediatamente, manderemo Wartortle. Eccolo qua. Anche Charmeleon, necessita di un po' di allenamento, ma Charmeleon lo alleneremo comunque tranquillamente. Autodistruzione, dovremmo reggerlo. Con Wartortle dovremmo reggerlo, dato che ha una buona difesa. Ok, di poco, ma l'abbiamo retto. Poi chi manda Onix, lasciamo Wartortle e tiriamo una bella pistola acqua. Vai. Perfetto, Wartortle sale a livello 24 e cerca di imparare Morso, assolutamente sì. Al posto di azione. Perfetto. Morso tra l'altro glielo toglieremo al posto di forza quando la prenderemo come MN. Ok, sfidiamo anche quest'ultimo allenatore. Penso sia l'ultimo. Di questa parte di percorso, di questo percorso dopo il tunnel roccioso. Manda in campo subito Onix lui, ok. Noi con PG8 lo sostituiamo e mandiamo Charmeleon. Useremo Fossa. Ok, lui usa azione, va bene. Finché usa azione non sassata, va benissimo. Ecco, lega tutto, magari va un po' peggio. Mannaggia, lui ha iniziato. Eccolo. Attacco più orribile di sempre. Attacco più scorretto di sempre in Pokémon, questa cosa. Fortunatamente che dopo la prima generazione hanno capito che fosse una cazzata e l'hanno tolto. Fortunatamente. Ok. Pochi mandi, Graveler. Vai, mettiamo di nuovo PG8. Deve prendersi un po' il punto esperienza, ragazzi, purtroppo è così. Deve farsi le ossa questo Pidgeotto. E poi mandiamo Charmeleon. Anche se ho paura che faccia autodistruzione, Charmeleon non la regga. Vabbè, prenderà tutti i punti esperienza Pidgeotto in quel caso. Quindi comunque va bene, non si perdono.
Eccolo che va a parte con sta stata, sta merda di Graveler. Che altro? Riccio il scudo, va bene. Ne andiamo ancora di fossa. Oh, quanto vuoi aumentarti la difesa, Graveler? Basta. Ancora. Boh. Fossa. Buono, crepa. Pidgeotto sale a livello 24, ottimo. E anche Charmeleon sale a livello 24, perfetto. E cerca di imparare Ira. Sapete che Ira non è una mossa particolarmente interessante, quindi no, non gliela insegno. Ok. Ora ho le idee chiare, perfetto. Finché ha le idee chiare, va bene. A questo punto, ragazzi, siamo arrivati quindi all'Abandonia, con questo colorito viola. Nel prossimo episodio andremo alla volta di Azzurropoli, perché sapete bene che dovremo prendere la spettrosonda per poter poi andare qui nella torre Pokémon. Quindi, detto ciò, vi ricordo di lasciare un bel mi piace al video se avete gradito questo video, di commentare facendomi sapere cosa ne pensate di questo episodio, di questo videogioco, del tunnel roccioso, se per voi è stato... sicuramente sarà stato più facile, ma... Cosa ne dite? Ho avuto sfiga oppure sono stato io che l'ho giocata male? Ditemi, ditemi. E iscrivetevi al canale per non perdervi i prossimi caricamenti. Da Glacial Sphere è tutto. Al prossimo video!